Lo spessore delle piattaforme di ghiacci dell'Antartide si è sensibilmente ridotto, tanto che in alcune aree risulta diminuito del 20% nel giro di due decenni. Lo dicono gli ultimi dati delle misurazioni da satellite effettuate dal 1994 al 2012 dall'Agenzia Spaziale Europea e pubblicati sulla versione online della rivista Science, secondo cui il fenomeno è in netta accelerazione. Le piattaforme dei ghiacci hanno una media di 400-500 metri di spessore e si estendono per centinaia di chilometri a largo delle coste dell'Antartide, rallentando il deflusso del ghiaccio fino a quasi 5.000 metri. Quando diventano troppo sottili, si frantumano e il ghiaccio della calotta può defluire più velocemente verso l'oceano, causando così l'innalzamento del livello delle acque degli oceani. Con 1000 biciclette elettriche distribuite in 79 stazioni lungo il tragitto che collega il centro di Milano con il sito dell'Expo 2015, Milano sarà la prima città al mondo con un sistema di bike sharing integrato BikeMe. Le nuove bici a motore elettrico saranno a pedalata assistita e avranno una potenza da 250 watt e un'autonomia tra i 55 e i 65 km. Dotate anche di un rilevatore GPS inserito nel telaio, capace di permetterne la localizzazione in caso di smarrimento o furto, nonché di fornire informazioni sul livello della carica della batteria. Le due ruote avranno un costo di 25 centesimi per 30 minuti e 75 per un'ora. Finanziato dal Ministero dell'Ambiente con circa 4 milioni di euro, il progetto è accolto con soddisfazione dal sindaco di Milano Giuliano Pisapia. Questo è un grande passo avanti perché significa incentivare l'uso delle biciclette a favore di chi oggi non le usa, mettendo a disposizione luoghi, spazi e soprattutto una tecnologia molto avanzata, ha detto il sindaco. Scarti buoni per costruire un gran piatto. Questo è Viva, un ristorante a zero spreco alimentare dove del cibo si usa tutto, dalle bucce di frutta e verdura a semi e piccioli fino agli scarti del pesce. Ad aprirlo, un anno fa a Riccione, sono stati il pasticcere chef Franco Aliberti e Andrea Muccioli, riqualificando una struttura storica lasciata in stato di abbandono, il Grand Hotel di Riccione. Il tutto all'insegna del recupero e della sostenibilità. Che Viva segue in particolare nella preparazione dei pasti. Scarto zero, spiega il pasticcere Aliberti, significa saper utilizzare e trasformare il più possibile parti dei prodotti che normalmente vengono buttate. Imparare a sprecare il meno possibile, utilizzando ogni materia prima nella propria integrità e interezza. Nel concept di sostenibilità rientrano anche i prezzi. Il ristorante offre 3 menù degustazione completi da 4, 6 o 7 portate a 29, 39 o 46 euro. E l'innovazione passa anche dal menù fisico, che comprende un pentagramma che indica quando il piatto è dolce, salato, acido o amaro. Un cuore verde nel cuore di Torino. Un complesso di edifici divisi in 63 appartamenti arricchiti di alberi. Il complesso, che rientra all'interno del progetto 25 Verde, ideato dall'architetto Luciano Pia, è un esempio di bioedilizia, molto somigliante a una sorta di foresta abitata. Gli edifici si trovano in via Chiabrera a Torino, a pochi passi dal centro storico Fiat e dal Parco Valentino. Dall'esterno si mostrano come una struttura di 5 piani, composta da 63 appartamenti, ognuno diverso dall'altro, e circondati da 150 alberi ad alto fusto visibili dai terrazzi, e altri 40 presenti nella corte del giardino. Gli alberi sono lasciati allo stato naturale, rispettando il ciclo di crescita determinato dalle stagioni. Questo crea un clima ideale per gli abitanti degli appartamenti, che si vedono protetti dagli sbalzi climatici, dagli agenti atmosferici, dallo smog e dal rumore. I numerosi alberi presenti nel complesso producono ossigeno, abbattono le polveri sottili e aiutano il convoglio delle acque piovane recuperate per l'irrigazione. I ricercatori del Laboratorio Nazionale Lawrence Berkeley si stanno avvalendo della proteomica per esplorare le potenzialità dell'erba delle praterie nella produzione di biocarburanti.
La proteomica è uno studio avanzato delle proteine che permette di identificarne la funzione, la struttura e le interazioni con le altre molecole. L'obiettivo dei ricercatori americani è scovare proteine facili da degradare nella parete cellulare delle piante in modo da creare varietà più adatte alla produzione di biocarburanti. Gli scienziati hanno scelto una specie di erba ampiamente diffusa nelle sconfinate praterie americane, il Paniculum virgatum. Economico, ampiamente disponibile e non in competizione con la produzione agroalimentare. Gli studi, condotti sui germogli dell'erba delle praterie, hanno permesso agli studiosi di identificare ben 1750 proteine. Le ricerche proseguiranno per studiare la funzione di ogni singola proteina e valutare quali potrebbero essere più adatte nella creazione di nuove varietà di erba da destinare alla produzione di biocarburanti. Il biologico continua a sfidare la crisi e cresce esponenzialmente in Italia negli ultimi 4 anni. Lo testimonia l'analisi 2015 di BioBank, che cura il database del bio nel nostro paese. Secondo il censimento, il settore che cresce maggiormente è quello dei ristoranti bio, aumentato del 65%. Al secondo posto i siti di e-commerce naturale, seguiti dalle mense scolastiche che scelgono derrate biologiche. In crescita anche i gruppi d'acquisto, le aziende con vendita diretta e gli agriturismi bio. Aumentano anche i negozi, stabili i mercatini. Quanto alla distribuzione geografica, la vetta della classifica spetta all'Emilia-Romagna, seguita dalla Lombardia e dalla Toscana. Il territorio dove invece è maggiore la concentrazione di esercizi bio è il Trentino-Alto Adige, mentre seconda si piazza l'Umbria. Si chiama Aquila ed è un drone a energia solare dall'apertura alare superiore a quella di un Boeing 737, ma dal peso di un'utilitaria, che porterà internet nelle aree rurali del mondo. A mostrarlo è stato il Chief Technology Officer di Facebook, Mike Schröpfer, durante il suo keynote all'F8, la conferenza per gli sviluppatori in corso a San Francisco. Schröpfer ha annunciato che è stato condotto con successo il primo test di volo della piattaforma per veicoli aerei senza equipaggio. In futuro il drone servirà a connettere a internet le persone nelle comunità più remote del mondo. Un numero enorme di nuove utenze, tra 1,1 e 2,8 miliardi di persone, ha spiegato Schröpfer, vivono in zone non coperte dalle reti mobili. La NASA vuole portare gli occhiali intelligenti nello spazio. L'Agenzia Spaziale Statunitense ha, infatti, avviato una collaborazione con la società di San Francisco Osterout Design Group, ODG, per consentire in futuro ai suoi astronauti di indossare questa tecnologia durante le loro missioni. I test sulla tecnologia ODG si terranno nel laboratorio sottomarino Aquarius, poi verranno implementati in orbita. Con gli occhiali intelligenti si otterrebbero informazioni e istruzioni via audio e video per svolgere al meglio operazioni di manutenzione o di riparazione di eventuali guasti. Prima di raggiungere il definitivo accordo con ODG, la NASA, che integrerà il suo software agli occhiali smart, ha valutato altre possibilità. Anche i Google Glass erano stati presi in considerazione, ma l'azienda di Mountain View, secondo Bloomberg, avrebbe risposto che i suoi piani erano indirizzati ad un gadget per il mercato di massa. Il furto di bestiame più grave del mondo è andato in scena in Inghilterra, dove ignoti ladri di bestiame hanno rubato 8 delle pecore più preziose del mondo. Ciascuna di loro valeva infatti oltre 150.000 sterline, più o meno quanto una Ferrari. Le pecore di razza Texel sono state rubate di giorno da una fattoria. Si tratta di capi di bestiame considerati veri e propri oggetti di investimento, un po' come i cavalli da corsa, per il loro pedigree. La Texel, infatti, rappresenta il top per quanto riguarda la produzione di carne, sia dal punto di vista quantitativo, sia dal punto di vista della qualità. Lo scorso anno un esemplare di Texel è stato venduto da un allevatore in Scozia per 152.000 sterline. Il capo venduto a più caro prezzo è stato pagato, sempre in Scozia ma nel 2009, ben 232.000 sterline, oltre 400.000 euro. Dal 2006 il progetto di Italia Nostra Orti Urbani si propone di sviluppare ed estendere la rete degli orti nelle città italiane e avrà spazio nell'Expo 2015. Candidato al programma dell'Unione Europea LIFE per l'ambiente e l'efficienza delle risorse, si pone degli obiettivi ambiziosi.
Orti Urbani, infatti, non vuole solo costituire un'unica rete italiana, ma anche sviluppare un'economia etica che promuova le comunità locali e l'ambiente. Puntiamo a convertire, afferma Marco Parini di Italia Nostra, aree urbane spesso degradate attraverso un progetto di agricoltura non solo sostenibile, ma che punta alla valorizzazione e alla conservazione di prodotti dell'agricoltura locale. Dalla sua nascita, la rete degli orti urbani continua la sua crescita, vedendo triplicare la sua superficie complessiva in 3 anni, dal 2011 al 2013. Sono oltre 30 oggi i comuni italiani che hanno partecipato all'iniziativa, e presto si aggiungeranno le città di Milano, Spello, Torino e Savona.